Noi pensiamo che bisogna costruire l'unità perché questa destra in Italia sta aggredendo diritti sociali, civili e ambientali non solo a livello nazionale, europeo, ma anche nei territori. Costruire quindi delle alleanze che mettano al centro il tema dell'unità e dei programmi, noi ci siamo e portiamo la nostra esperienza, le nostre competenze, perché quindi anche la questione ecologista e sociale possa avere un ruolo importante anche qui a Fano. Cosa vi ha spinto a sostenere Stefano Marchegiani alla carica di primo cittadino di Fano? Ci ha spinto la valutazione che Verdi Locali insieme a Gianluca Garabs, che per il nazionale svolge un ruolo molto importante di coordinamento su questo territorio, il fatto che la persona insieme al programma, la capacità quindi di tenere insieme programma e quindi le liste sia un elemento importante, quello che è mancato a livello nazionale, magari si prendesse ad esempio a livello nazionale quello che si fa sui territori. Possiamo parlare quindi di un laboratorio Fano a livello nazionale, magari da esportare a livello nazionale? Allora, questo dipende dai cittadini e dalle cittadine di Fano. Facciamo sì che ci sia un grossissimo risultato a partire dalla lista Verdi e Ribella e a quel punto allora facciamo sì che Fano possa diventare un laboratorio politico nazionale. Noi lavoriamo per questo, ora aspetta i cittadini e le cittadine. È un forte accento ambientalista ed ecologista quello del nostro programma, quindi nell'alleanza i Verdi europei hanno un ruolo importante da un punto di vista tematico, ma direi che questa cultura pervade anche le altre liste. Ribella è una civica che ci tiene a riqualificare la città, a renderla uguale per tutti, abbellirla e metterla in contatto con un mondo un po' più ampio di quello della provincia. Intanto ringrazio Bonelli di essere venuto qui a Fano, abbiamo fatto un tour nella nostra meravigliosa città, come anche confermato lui, e il sostegno a Stefano Marchegiani, lo si dice in una parola semplice, è il miglior candidato che questa città ha in questo momento ed è la risposta più giusta perché Fano, come recita appunto la nostra lista, ritorni bella. Ecco qua il motivo appunto anche di questa alleanza tra Verdi, quest'anima ecologista e l'anima diciamo più di sinistra che abbiamo anche l'ambizione di rappresentare qui a Fano, portando con noi tutti i nostri valori, l'interesse collettivo prima di tutto, i cittadini e soprattutto l'attenzione a lavoro e diritti sociali.